a tavola con i libri e anche con champagne. Una piccola inquadratura per i nostri amici. Niente da fare, sempre così. L'indipendenza dei gatti. Appena appena traccia della coda, sparita anche la traccia. Eppure è qui sul tavolo, appunto. Il famoso tavolo di A Tavola Con. Liberami dal tempo da cui fuggisti e staccami dalla tua vicinanza. Come rosse le rose nelle ore della sera, dal tiepido connubio delle cose si sciolgono. Ad autentica grazia e amara voce serenamente rinuncio, e al rossore delle labbra a cui si attaccò il fuoco dal cupo guizzo dei capelli in ombra di porpora sulla fronte affaticata. E voglia anche negarmi il ritratto in collera e lode come lo porgesti l'avanzare a quel quale nobilmente sostenesti la bandiera di cui tu presagisci il simbolo. Se in me soltanto il tuo nome consacrato innalzi come amen sconfinato senza icona. Questa poesia è di Walter Benjamin, Liberami dal tempo, edito da Via del Vento nel 2011, con cura e traduzione di Claudia Ciardi. È un bel volumetto che non fa giungere, e torno da qui, il micio gatto champagne. Ecco un fuoricampo sul champagne che non ne vuole sapere di partecipare in diretta frontale nella lettura del libro. È una poesia di Walter Benjamin composta tra il 1915 e il 1925. È più noto per le sue tesi sulla storia, per la sua opera sul dramma barocco tedesco, persino per la sua singolare amicizia con Gerson Scholem e per la singolare stima per Carl Schmitt. Le poesie sono tratte dalla raccolta Sonetti, edita da Einaudi. Qui si tratta di un libro leggero, come la casa editrice, no? Che porta il nome di Via del Vento, ed è una nuova traduzione quella che è fatta da Claudia Ciardi. Il libro non può prescindere da questo lavoro di curatrice, dall'introduzione, dal breve testo a poi il poeta assassinato e dalla nota biografica su Walter Benjamin. Benjamin incontra nel 1913 il 19enne Christopher Frederick Heinle e resta, dice Claudia Ciardi, folgorato dalle sue poesie. Benjamin ha 2 anni di più. L'amicizia incontra qualche divergenza, ma il gesto mortale di Heinle viene da tutt'altra sorgente. Si suicida nel 1914, a soli 20 anni, con la fidanzata, e lo fa con il gas della cucina, nella casa del movimento giovanile. Come se avessero potuto eseguire il corollario dell'ideologia che li permeava. Siamo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. L'ipotesi dei cattivi maestri assolve l'intera società, cattivi maestri inclusi. Ai figli era offerta la via del suicidio? Era obbligatoria in certe condizioni? Non possiamo discutere la decisione di Walter Benjamin, ebreo, peraltro assimilato, il 26 settembre del 1940 fugge dall'oppressione nazista. Alla frontiera tra Francia e Spagna si suicida, per paura di essere consegnato alle autorità collaborazioniste francesi. Se a notte per te un canto mi detti, vorrei svegliandomi accordargli parole tra quelle che noi scambiavamo, dolci come frutte.
le prendevamo al chiaro della sera, destava sui nostri occhi il vino, un vacillante riso. Mai più di loro nessuna pende, e solo apprendo che è un tormento senza sponda, proprio come una cisterna trattiene nel sembiante dell'idea frutti e stelle. Walter Benjamin si suicida con la morfina. Aveva affidato i suoi scritti a Georges Bataille e sono arrivati sino a noi. I sonetti in morte di Heinle sono tuttavia rimasti inediti sino al 1981. Questo suo piccolo libro, anche per il suo piccolo formato nella collezione Acquamarina, è una chicca, una perla. Walter Benjamin, Liberami dal tempo e altre poesie. Acquamarina, I poeti di Via Col Vento, di Via del Vento, è il numero 44.